Come ogni anno alla festa dei ceri non mancano grandi ospiti per assistere ad una manifestazione che all'occhio forestiero spesso evidenzia aspetti che sfuggono ai più. Tante le presenze, in particolare a Palazzo Pretorio durante l'alzata, immancabile ormai tra gli altri Patrizia Nardi, responsabile del progetto UNESCO, nonché della rete delle grandi macchine a spalla dei ceri di Gubbio, che da anni lavora lacrimente affinché la festa agubina venga riconosciuta come bene immateriale dell'UNESCO. Rispetto al fatto che siamo pronti di fatto a riaggiornare anche la catalogazione che fu fatta qualche anno fa ormai dalla dottoressa Vietri, la comunità in movimento, la comunità della rete tutta in movimento, e quello che ci aspetta adesso da fare è un'attività condivisa che possa realmente e concretamente coinvolgere in questo appassionante percorso tutti quanti. Contiamo di continuare a lavorare su questo progetto che è di valorizzazione nazionale ed internazionale prima. Guardiamo sempre alla possibilità del riconoscimento UNESCO perché è il nostro obiettivo finale. Crediamo fermamente che la festa dei ceri meriti questo riconoscimento, per cui qualche altro step saremmo pronti a dialogare con l'Ufficio Patrimonio UNESCO, che è poi anche il soggetto di riferimento per ciò che riguarda la presentazione della candidatura in maniera costruttiva per un elemento molto importante del patrimonio culturale immateriale italiano. Tra gli ospiti anche il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, per la prima volta presente alla festa dei ceri, che si è espresso a chiare note facendo anche riferimento ai tanti aspetti che richiamano la festa viterbese di Santa Rosa, anch'essa contraddistinta dal trasporto di una macchina a spalla. È la prima volta e sono veramente entusiasta, ho avuto gli stessi brividi che ho quando partecipo in direttamente per la nostra festa della macchina di Santa Rosa, al di là del campanilismo, ma devo dire quello che mi ha colpito è la grande partecipazione e i colori anche che fanno un effetto meraviglioso. E ringrazio il sindaco per avermi dato l'opportunità di vederla dal palazzo e quindi questo grande entusiasmo e partecipazione anche della gente, quindi c'è un'interazione fra la manifestazione e la partecipazione dei cittadini. Io stamattina ho avuto modo di incontrarmi con un giovane eugubino e mi ha descritto in maniera, ma anche con una partecipazione e una voglia di far capire quanto è bella questa festa, per cui l'anteprima certo. Ce l'ho avuta da questo ragazzo di terza media che l'ho incontrato così per caso, e quindi questo fa capire che proprio i giovani la sentono come una vera festa propria di cui vantarsi, e questa è una cosa bellissima. Ma le parole che hanno fatto più rumore sono quelle di padre Ibrahim Faltas, francescano responsabile per la custodia di Terra Santa, che ha accettato l'invito del sindaco in occasione della recente firma del patto di amicizia Gubbio-Betlemme, sottoscritto dallo stesso Stirati e dal sindaco di Betlemme Anton Salman. Egiziano di nascita, proprio come Sant'Antonio Abate, padre Ibrahim si è complimentato per la manifestazione, auspicando una maggiore visibilità della stessa anche in Medio Oriente. Dopo aver assistito all'alzata direttamente in piazza, rinunciando anche alla postazione per gli ospiti su una delle finestre del comune, padre Ibrahim ha avanzato anche l'idea di proporre una festa simile anche in Terra Santa, con protagonisti musulmani, cristiani ed ebrei, potenziale veicolo di integrazione culturale e reciproca conoscenza. Una festa dei ceri che dunque non solo varca i confini nazionali e accende emozioni in chi la vive per la prima volta, ma ispira nuovi progetti e nuove idee legate al tema della pace e della riconciliazione. Il messaggio più autentico è legato alla figura di Sant'Ubaldo.